sei? Cioè. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi. Oggi ragazzi, come potete vedere, come avete visto dall'intro, diciamo, oggi siamo a Cinecittà World, ragazzi. Oggi vi faccio vedere qualche giostra, qualche cosa, che tipo i tronchi, la torre, non so se me ne fanno portare cose per riprendere. Non lo so, se non fanno portare, mi vedete da sotto. Voi ragazzi, prima che iniziamo a fare il video, vi faccio fare questo tour di Cinecittà World. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete i like, ma tutte le cose che dovete fare sempre. Mi raccomando ragazzi, taglie. Che ragazzi, quindi mo vi faccio vedere, ora andiamo a fare i tronchi, che altro ci sta, i gommoncini, che ci sta una zona dove ti metti dentro al gommoncino e se sta a corrente ti fa fare tutto il giro dell'isoletta. Una cosa particolare, che rilassa, una cosa rilassante, diciamo. E poi vi faccio vedere cos'altro, la piscina, ragazzi, la piscina. Vi faccio fare un bagnetto in piscina. Se andiamo a fare un bagnetto, ragazzi, noi andiamo subito. E iscrivetevi al canale, zi, dai! Ragazzi, tra poco andiamo a fare i tronchi. Io e Miki, c'hai paura? No, questo tra ci frascicheremo tutti, diciamo, ci frascicheremo sani, dai! Ragazzi, stiamo per scendere, mo se famo il bagno, se famo. Siamo frascicati bene, amore. Io ho gli occhiali che non si vede più. Ma facciamo quello grande. E questa ragazzi è la seconda salita che stiamo per fare. Ora ragazzi vi faccio vedere proprio il panorama gigantesco che ci sta da sopra, diciamo. E mo ci godiamo la salita. Guardate che nave, pare a nave dei Jack Sparrow, dei Caraibi. E mo saliamo ragazzi, e mo saliamo per poi frascicarci tutti. Questa è quella dove stavamo prima, la prima salita. E ora saliamo. E raga, guardate che panorama, ma stiamo per scendere. Questa è l'altra discesa, mo. Sorridi che qua c'è sta la foto. E dopo i tronchi, ragazzi, questi sono i gommoncini, ragazzi, un percorso tipo fiume, il fiumiciattolo, dove te metti sopra sti cosi, a ste ciambellone, sti cosi galleggianti, e perdito. Ma qua che fai? Cocktail bar? No? Ah, ecco, vedi, qua è come cocktail bar. E come avete visto, qua ci sta pure l'isoletta al centro, dove la gente si pia i cosi, fa i tavolini, i lettini, così al centro. Vabbè, io qua provo a nuotare un po' i piedi, però diciamo tanto ci sta a corrente che mi porta, diciamo. Qua ci stiamo a rilassare, portata a corrente. Però devo dire che effettivamente è parecchio rilassante, cioè ti metti qua, ci stanno pure ste cose così nella natura, immersi nella natura, nella giungla della natura, con sto fiumiciattolo così. E però devo dire ragazzi, è molto rilassante, tiè. Guardate che relax ragazzi.
così proprio. Amo? Cioè raga, sono su sta cosa che non so che cosa sia. A Michela gli piace. Io sono instabilissimo su sta cosa. Io mi sento proprio instabile su sta cosa. Sì, vabbè, c'è la corrente che ti porta. Ah, lo facciamo così. Ecco, diciamo che quella cosa era parecchio instabile, almeno per me, e mi ritrovavo veramente a metà. Vabbè ragazzi, dopo sto giretto, sto fiumiciattolo, mo vi faccio vedere un po' come si sta, diciamo. Vabbè, le fa proprio tutto il giro, te fai, te rilassi e t'abbiocchi proprio, t'abbiocchi proprio sano t'abbiocchi. E niente raga. E tuffiamoci in piscina ragazzi, nella piscina dove c'è sta pure lo schermo, ragazzi c'è sta un mega schermo dove vi fanno vedere tutte le cose del web di YouTube, credo, non lo so. E qua so io che vado sott'acqua e mi stavo affogando, mi sarà entrata tipo mezzo litro d'acqua nel coso. E niente raga, proviamo ad andare ancora una volta sott'acqua. E ti è, guarda che godo, che delfino che sono, un delfino. Cioè, no, vabbè, è troppo poco tempo, diciamo, raga, mi stavo pa' ammazza. Ragazzi, questo invece è il museo di tutte le cose cinematografiche che hanno usato nei vari film, diciamo. Queste l'hanno usato dentro a Moon Knight, l'hanno usato, credo. E no vabbè, non lo so se l'hanno usato dentro Moon Knight, non lo so. E però qua c'è sta il licantropo, qua c'è sta invece Robocop, poi chi altro ci sta? Ci sta Terminator che sta così qua, la faccia dilaniata così, diciamo. E queste sono le altre sculture degli egizi o di qualche altro film che hanno fatto, diciamo. Questo invece so io ragazzi, una mia riproduzione fedele di quando mi incazzo, diciamo. Questo invece, mo ci sta il sarcofago, cos'è un cavaliere, cos'è? Vabbè, e comunque raga, qua c'è sta il T-Rex che sta a gridare, che sta. E belle unghie, oh, belle unghie, mi piacciono proprio, brava la T-Rexa. Ma raga, famosa un altro giro con Batman ragazzi, quanto è figo. Ma invece ci sta con non so cosa sia sta cosa qua, l'angelo della morte con gli zombie. Non lo so, l'hanno usato. Questo so io dei primo mattino, raga. Uguale, raga, so io. Questo so io, questo invece è Mickey dei primo mattino, quando si svegliamo così. De soprassalto che arriva il corriere, tutti così, se svegliamo. Stiamo proprio così come i zombie. Ma invece ragazzi, vi porto dentro al Pantheon, credo, non lo so. E ci stanno tutti gli antichi romani, ragazzi. Gli antichi romani dell'antica Roma, ovviamente, perché. E questo è il G di tutti, non so, è stato qualche set di qualche film l'hanno fatto. Non mi ricordo quale, perché c'era scritto, e va benissimo così, diciamo, ragazzi. Come amo? Ah, Veo Cesare. Ma perché? Perché vuole sconfiggere Alien, vuole sconfiggere. Scusa.
ragazzi, mo facciamo questa giostra. Questa giostra che si chiama iFly. In poche parole, raga, sta cosa ti fa fare il giro come una giostra normale, vedete? Però c'è sto visore che ti fa pensare, ti fa vivere come se stai su una giostra. Mo vediamo. E sì, effettivamente, questa è la giostra, stai ferma, la giostra sta ferma, non, cioè diciamo si muove giusto un poco, però raga, per quello che vedi nel visore pare come se sei tipo su quelle giostre, quelle appese cose, appeso morto, e ti fa fare il giro, raga. Diciamo che per un'esperienza più bella, te devi lasciare coinvolgere, non ci devi pensare che stai là seduto, che non è vero, te devi lasciare coinvolgere, quindi te la godi al massimo. Ovviamente io me la stavo godendo al massimo, perché ti devi lasciar coinvolgere. E Michela un po' già stava a fa, però c'aveva sempre i vertigini, te guarda giù, e vabbè. Qua invece poi ci sta pure l'aria, diciamo che è la cosa più bella, più comoda, perché comunque l'aria, bello con sto callo, zia, almeno te rinfresca l'aria fresca addosso, era una goduta, ragazzi, era bellissimo. E però raga, era fighissimo, perché tu hai detto, lasciava coinvolgere, ti lasciava fare il giro, fantastico. È carino, sì, te devi lasciar coinvolgere. Sapendo che non ci sei sopra, perfetto. Però se te lasci coinvolgere è figo, se ti lasci coinvolgere è figo, dai. Ma raga, oh, c'è sta pure il Titanic, c'è sta. E questa è invece la giostra di Jurassic Park, che si chiama Jurassic World. Devo dire che l'intro della giostra è tranquillo, perché non ti aspetti quello che accadrà dopo, non ti aspetti. Infatti l'intro ti fa vedere come se stai nel laboratorio dei dinosauri, vedete la cupola con il dinosauro dentro. Una donna il primo giorno di ciclo. Questo è un ritrovamento che sta dentro ai tuoi armadi, vero? E questi, ragazzi, sono le statue dei dinosauri, il Robotron. Ma quanto è figo sta cosa, è bello, così. Guarda, vabbè. E comunque sì, diciamo, sono le riproduzioni dei dinosauri che ci mangiano sostanzialmente. E questi sono i dinosauri più grossi, questo mangia l'insalata. L'insalata fa dimagrire. L'insalata fa dimagrire, dicevano. Buono sto prosciutto crudo! E poi, ragazzi, da qui si passa all'attrazione, diciamo, principale, che è tipo un trenino che sta fermo, però con le immagini da 360 gradi che si muove, che fa come essere una cosa immersiva, che le carrozze si stanno muovendo, ragazzi, purtroppo non ho potuto fare. Non lo so. Non si poteva fare meglio di sta cosa. Niente raga, ora proviamo a fare le montagne russe tipo queste. Riuscirò a convincere pure Miki a farle, che lei c'ha paura. C'ha paura terribile. Ma sei matto? Il giro della morte non lo puoi fare. Guarda! Ma che figo! Paura. Sì. Dai, non è niente, riuscirò, ragazzi, scrivetelo qua sotto nei commenti. Ce la farò a convincere Miki e battere le sue paure? Ce la farà? Prima o poi passerà qua, sicuro. Quindi da dentro la gabbia. Ma che sei scemo? Attendiamo con ansia l'arrivo di Kiwir, che poi uscirà dall'altro lato e io lo dovrò andare a chiappare da un'altra parte. Intanto sta piovendo.
Non so se è di questi. No, vabbè. Oddio, dove sta? Già, è finito ragazzi. Niente raga, lei non è salita ma ha fatto le riprese che avete visto. Raga è fortissima raga, perché poi c'è sta quei turbini che ti manda il sangue al cervello. No, mo tu secondo me svenivi da dentro. La paura che c'è tu svenivi. Raga è fortissimo ragazzi, ogni tanto piovicica e... E lì non so che cosa si chiama. Cosa? Che del sole lì. E lì ci stanno i nuvoloni grossi raga. Se inizia a piovere se rinfrescamo. Ma andiamo alla zona del west raga.